Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, scusate il disagio, chi ha assistito alla prima serata con Giovanni Marrozzini ha visto che insomma, l'altro ambiente indubbiamente era più affascinante e si prestava meglio a una serata tipo questa, però sono stati bravi quelli dell'Ufficio Cultura del Comune a metterci a disposizione all'ultimo momento San Rocco. Questa è la seconda delle tre serate con tre grandi fotografi, la prima con Giovanni Marrozzini, questa sera abbiamo Stefano Schirato, il 30 luglio avremo Ignazio Maria Coccia, fotografo di contrasto, insieme al suo amico e collega giornalista Matteo Tacconi. Dico due parole, come ho fatto l'altra volta, con Giovanni, su Stefano, tratte dalla sua biografia. Inforco gli occhiali, perché ormai l'età è quella che è. Stefano Schirato nasce a Bologna nel 1974, aggiungo io anche se vive a Pescara, quindi lavora a Pescara, dove si laurea in scienze politiche, lavora come fotografo freelance con un attento interesse ai temi sociali da più di 20 anni. Collabora con diverse riviste, associazioni, ONG, quali Emergency, Caritas, eccetera, con le quali ha partecipato a progetti sui diritti umani, crisi dei rifugiati e immigrazione clandestina. Il suo lavoro è stato pubblicato dal New York Times, CNN, Newsweek, Al Jazeera, Vanity Fair, Le Figaro, Geo International, eccetera, eccetera, più tutti gli altri giornali italiani. Ha diversi progetti in corso in Russia, Europa dell'Est, Africa ed India. Dal 2014 insegna fotogiornalismo per la scuola Mood Photography, di cui è socio fondatore appunto a Pescara. E poi è anche un insegnante della Leica Academy. Da Pescara, Stefano Schirato. Come si fa a Sanremo? Devo fare la discesa, non ci sono le scale. Mancano le scale però. Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio di essere venuti perché insomma non era per niente scontato visto l'inverno incombente e quindi insomma ci siamo dovuti adattare in questa situazione che comunque è molto bella, quindi anche se fa caldo. E poi ci tengo veramente, e non lo faccio per piaggeria o per consuetudine, a ringraziare Lorenzo che lui lo sa, perché io poi non le mando a dire le cose, io lo seguo da ancora prima che lui sapesse che era un fotografo, perché lo stimo da tantissimi anni e per me è stato un motivo di decisione di fare questo mestiere, quindi lo stimo tantissimo, lo ammiro e penso che qui a Senigallia avete un mostro sacro da fotografia italiana e sono contento di essere suo amico. Dopo tutto questo, no, ringrazio per avermi invitato. Qui proviamo, cerchiamo di far andare bene la serata nonostante la situazione. E niente, mi ha presentato così. Io tendenzialmente c'è un parolone che mi piace, è figo dirlo, che è fotoreporter, che in realtà non significa granché, è soltanto molto altisonante. E quando mi chiedono che cosa fai, io faccio il fotoreporter, mi vanto un po'. E in realtà cerco di raccontare delle storie con le fotografie e questa cosa non l'ho capita subito, perché quando uno inizia a fare le fotografie, si approccia alla macchina fotografica, il passaggio fra la bella fotografia e il raccontare qualcosa è un passaggio che io ritengo epocale, quasi una rivoluzione copernicana, almeno per me lo è stato. E quando ho iniziato, avevo 21 anni, 22 anni, ho iniziato a fare le fotografie perché mio fratello, in maniera molto così, ero molto annoiato, avevo scelto l'università ma non avevo tanto voglia di studiare. Un giorno mio fratello, molto più grande di me, mi appassionato di fotografia, mi dice: ma perché non andiamo a fare una passeggiata alla macchina fotografica? Io non la so usare. E diceva: vabbè, ti insegno io, quindi diciamo mi dai i primi rudimenti, tempi, diaframmi. Ma io sono rimasto folgorato quando ho scattato la fotografia, non tanto perché il click mi ha fatto emozionare, quanto perché ho capito che si poteva pensare.
perché allora scattavo con le compattine e quindi come oggi si scatta con i cellulari, e addirittura in quegli anni erano le prime, no, qualche anno dopo, però uscivano le prime digitali e il claim che lanciavano era non pensare, punto scatta, punto esclamativo, che è un abominio, è aberrante, perché dice tu non ti preoccupare, anche se sei stupido, fai il click e ci penso io, un po' quello che fanno i cellulari oggi. Quindi ero abituato a questa forma mentis. E quando invece ho iniziato a capire che potevo decidere se fare un mosso, se fare un bloccare l'immagine, se fare un panning, o se lavorare a tempi lunghi di notte, cioè io ho capito che il fotografo aveva un ruolo cruciale in quello che stava facendo, che non era un semplice sono bravo a fare le foto, no, sono bravo a pensare. E quindi questa cosa mi interessava moltissimo e ho iniziato, come tutti quanti quelli che si approcciano alla fotografia, ho iniziato a fare le mie fotografie banali. Io ricordo a Pescara, andavo al porto e fotografavo le barche che entravano, i gabbiani, eccetera. E penso che avrei fatto quello nella vita, nel senso che mi piacevano i tramonti, le classiche foto, insomma, che poi si buttano oggi nel cestino. Fino a che mi ricordo che nel 97 andai in America a fare un tour nei parchi nazionali americani e mi ero portato il treppiedi, che a Grand Canyon volevo beccare il tramonto, insomma, tutte queste cose qui. E in questo tour c'era un giorno, era nel piano andare a Tijuana, che è la prima città del Messico. Io non volevo neanche andare perché non mi interessava, io ero andato lì a fotografare i parchi nazionali, quindi Tijuana, dico vabbè, andiamo a vedere sto Messico. Poi ero in un tour organizzato, quindi voi immaginate, c'erano dei tempi che non erano i miei, andavamo al Grand Canyon al tramonto, per esempio, però alla Death Valley siamo andati a mezzogiorno, che era una luce pessima, per cui io mi dovevo adattare a dei tempi che non erano decisi da me. Per cui mi affido, insomma, vado a Tijuana con tutto il gruppo e mi si apre, cioè, e lì fu la mia prima cesura, perché ne ho avuto un paio, in cui non sono tornato più come ero partito, perché la prima scena che ho visto andando in Messico era alcuni ragazzini messicani che mettevano la faccia e le mani in America, perché c'erano nel confine c'era questo cancellone enorme con delle maglie molto ampie, e quindi la prima scena che ho visto entrando in Messico era la gente messa con la faccia in America. E io questa scena, io avevo 24 anni, ero 23 anzi, ero un ragazzino piccolo borghese di una città piccolo borghese italiana, e questa cosa mi colpì molto, perché ho immaginato tutta la follia di queste persone che volevano respirare l'aria dell'America, che era impossibile. E poi per entrare in Messico ci abbiamo messo 5 minuti di fila, per tornare in America ci abbiamo messo ore e ore, insomma. Poi ho iniziato a vedere le prostitute che chiedevano un dollaro, cioè io dico, ma qui che cos'è? È follia pura, la gente che spacciava la droga davanti. E quindi sono rimasto, dico, ma io ieri stavo a Gran Canyon, stavo a guardare il tramonto col treppiedi, addirittura sentivo il click e l'eco del click, perché la gente c'erano milioni di persone ferme a guardare questo tramonto, e poi mi vedo queste situazioni, ma io non posso tornare a fotografare il tramonto, io devo prendere posizione, non è possibile questa cosa. Quindi ripeto, poi insomma, immaginate, uno ha 24 anni, 23 anni, ancora adolescente, quindi tutto estremismo di qua e di là, ho iniziato a prendere la faccia e il martello, ho iniziato a fare insomma le mie prime ideologie. Però da allora in poi ho deciso che mi interessava l'uomo e non il paesaggio, mi interessava l'uomo con le sue contraddizioni, e quindi ho proprio cambiato, ho deciso di iniziare a fare reportage sociali, avevo vinto una borsa di studio per i fotografi, con i fotografi del National Geographic in Toscana, e ero stato in Sudafrica a fare un lavoro su un lavoro, non era un lavoro, era andato con un mio amico che era sudafricano e che quindi un po' a gratis o un po' pseudo a gratis mi aveva fatto girare i ghetti neri, e però un po' di foto le avevo fatte in bianco e nero, un po' di foto a colori, eccetera eccetera. Vinco questa borsa di studio e lì fu la mia seconda cesura, perché incontro Grazia Neri, che allora era insieme a Contrasto l'agenzia più importante italiana, e io andavo fresco di una borsa di studio, quindi con delle fotografie che ritenevo fossero insomma di un certo calibro per aver vinto quella borsa di studio. Poi quella settimana fu
devastante a livello professionale, perché conobbi, a parte Steve McCurry, ma conobbi Alex Webb, conobbi Michael Yamashita, c'era Anthony Kratochvil, c'era Paolo Pellegrin, cioè c'erano i grandi mostri sacri che io per vedere, cioè vederli lì e cenarci insieme per me era come dire, una cosa fuori da ogni logica. E quindi io chiaramente molto innamorato della fotografia ho succhiato quello che potevo succhiare, ho carpito, ho chiesto, ho fatto domande e mi sono ritrovato quindi a chiacchierare con Grazianieri e a fargli vedere le mie fotografie. E lei mi disse una cosa che mi ha cambiato un po'. L'ho rivista qualche mese fa a casa sua, perché poi collaboro con la sua con la moglie di suo figlio che mi fa l'agente, diciamo, quindi sono tornato a casa di Grazianieri e l'ho ringraziato dopo tutti questi anni, lei ovviamente non si ricordava di me, perché mi disse, guarda, le tue foto sono molto belle, sono esteticamente molto belle, un bell'occhio, una bella ricerca, eccetera, però io non trovo una storia, non c'è una storia, io ho una storia, che è la storia? Cioè, sono belle foto, vado a cercare una bella foto, se tu mi dici sono belle foto mi basta, e dice no, non basta, perché se tu vuoi fare il reporter o in qualche modo vuoi indirizzarti verso il fotogiornalismo, devi fare agganciare lo spettatore a qualcosa che gli appartiene. Interessante. Qualcosa che gli appartiene, cioè io devo andare a cercare una storia che in qualche modo fosse tra virgolette universale, che se io ti faccio vedere mio figlio, tu ritrovi il tuo. E quindi lei mi disse, guarda, se torni in Sudafrica e trovi delle storie, vieniti a presentare alla mia agenzia. Poi non è successo più, non sono più tornato in Sudafrica, non sono più tornato alla sua agenzia, ma è cambiato il mio approccio decisamente. E poi insomma ho deciso di andare con Emergency, con Gino Strada, l'ho conosciuto a Bologna perché era venuto a fare una presentazione di un libro, sono andato in Cambogia. Sono stato quasi un mese, anzi no, di più di un mese e mezzo, e non sapendo ancora che andavo a fare, ho lavorato sulle prostitute, sulle baby prostitute, ho lavorato sulle mine anti-uomo, sulle vittime delle mine e sulle situazioni allucinanti che c'erano in Cambogia, 7 milioni di mine inesplose, dove l'Italia era il terzo produttore di mine anti-uomo del mondo, e quindi ho iniziato a rendermi conto anche di alcune situazioni politiche che mi iniziavano sempre di più a interessare. Fatto sta che torno dalla Cambogia, faccio la mia prima mostra grossa a Pescara, grossa nel senso che mi ha intervistato, avevo 25 anni, mi ha intervistato la rete locale, il TG3 regionale, e ho iniziato a capire che forse potevo fare questo mestiere, stavo ancora iniziando. E venne il vice di Gino Strada a Pescara, perché lo invita io per mostrare che cosa faceva Emergency, perché voi immaginate che nel 99 Emergency non era Emergency. Era Emergency, ma non era Gino Strada di oggi, candidato al Nobel o cose del genere, o sempre in televisione, era un ONG come tante. Per cui viene il vice e fa vedere addirittura con le videocassette, fa vedere che cosa fa Emergency nel mondo. E abbiamo invitato diverse scolaresche e mi ricorderò sempre, perché lì è stato il terzo switch off della mia vita, che alla fine di questa chiacchierata con delle scolaresche, c'erano delle elementari, anche le medie e le superiori, un ragazzino della quinta elementare, non me lo scorderò mai, si avvicina alla fine di tutto a me e mi dà 1.000 lire e mi dice, queste 1.000 lire per quello che hai fatto, se vuoi dalle a Gino Strada. Io ho detto, caspita, allora sto facendo bene, perché se uno di 5 della quinta elementare viene toccato e mi dà 1.000 lire, che forse erano l'unica cosa che aveva, convinto che poteva fare del bene a me, io ho detto sto facendo bene, sto andando avanti per una strada giusta. E quindi poi diciamo che dopo questa cosa chiaramente iniziavano a chiedermi, ah, adesso vai in Afghanistan, io ancora studiavo, non sapevo cosa fare. Non volevo fare la guerra, non mi interessava, semmai l'aftermath della guerra, cioè le conseguenze della guerra. E
mi ricordo che la rete locale mi voleva intervistare, c'era la guerra in Afghanistan, diceva, ma allora tu adesso stai partendo? No, io, anzi, tutti mi chiedevano, adesso che stai facendo? Che cosa vuoi fare adesso? E io non sapevo cosa fare, perché non ero un fotografo, non avevo la mente imprenditoriale di chi ha deciso di fare una cosa, l'ha finita e poi ne apre un'altra. Io ero uno studente, quindi sono rimasto per 2 anni a dire sto facendo delle cose e poi vedrete, ma in realtà non sto facendo nulla. Anzi, stavo aspettando di trovare sto caspita di secondo lavoro per passare direttamente al terzo, come disse Luisa a un'intervista. Quindi diciamo che continuavo a studiare. Poi un giorno leggo su un giornale di questo un trafiletto di una nave sequestrata, una nave cargo sequestrata da 2 anni con i marittimi a bordo dentro questa nave, e un prete di Marghera, di Porto Marghera, che aveva fatto lo sciopero della fame con loro perché questa nave venisse sequestrata. C'era soltanto scritto il nome di questo padre Mario Cisotto, e io da buon, insomma, non si possono dire parolacce, da uno da faccia da sedere, da ficcanaso, ecco, da curioso. Chiamo la SIP e mi faccio dare il numero di questo padre Mario Cisotto. La SIP allora mi danno il numero, io lo chiamo e dico, guarda, io sono uno studente giornalista, sto facendo una tesi di laurea, insomma, gli ho detto 2 stupidaggini, e vorrei venirla a intervistare da Bologna a Venezia, era 2 ore di treno, per cui vado, lo incontro, lui mi ha sposato dopo qualche anno, per capire quanto io mi sono trovato in confidenza, e mi fa entrare in questa nave che finalmente dopo 2 anni ripartiva, e sono entrato in questo mondo assolutamente assurdo di leggi internazionali, per cui se una nave parte da un porto deve tornare a quel porto, e i marittimi che sono partiti con quella nave devono tornare con quella nave, anche se la nave viene sequestrata per una serie di insolvenze degli armatori, che quindi i marittimi poveracci non c'entrano niente, anzi hanno degli stipendi arretrati, ma se lasciano la nave è come se fosse una diserzione, per cui entrano nel blacklist, perdono il lavoro e tutta una serie di cose, per cui rimanevano fermi nella nave per 2 anni. E finalmente sta cosa, poi immaginate le leggi italiane, le lungaggini e quant'altro, e mi trovo in un mondo che non conoscevo, e vengo a sapere che non era l'unica nave quella di Venezia, ma a Venezia c'erano 2, poi c'era un'altra a Genova, un'altra a Trieste, una a Napoli ferma da 8 anni. E dico, ma questi diritti umani, questa è proprio questione di diritti umani, perché uno non può stare 8 anni lontano dai figli e dalla moglie e aspettare gli stipendi arretrati. Per cui inizio a entrare con i sindacati, i lavoratori dei marittimi, eccetera, e inizio a entrare come clandestino nelle navi, perché tecnicamente io non potevo salire in quelle navi, addirittura ho dormito con loro, e in 2 anni mi sono ritrovato a fare quello che oggi tecnicamente insegno, penso che lo insegni pure tu, che si chiama long term project, cioè un lavoro di lungo periodo che rende il fotografo autore, cioè non è l'editoriale di turno che ti manda un giornale, ti manda a fare una cosa 4 giorni, ma è un tuo progetto che porti avanti in anni e che magari porti avanti senza recupero economico, se non quando poi lo hai pubblicato, se lo pubblichi bene, ci fai un libro e quant'altro. Io stavo facendo un long term senza saperlo, quindi ho iniziato a prendere i treni, ho iniziato ad andare a Venezia, poi ho iniziato ad andare a Genova e Trieste e quant'altro, e in 2 anni, perché non avevo fretta, non sapevo nulla di tutto questo, mi ritrovo un tot di fotografie, tante. E quell'anno successe una cosa importante, cioè vado al cinema a vedere Il pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore, che in qualche modo parlava della stessa storia. Il pianista sull'oceano era preso dal libro di Baricco Novecento, che raccontava la storia di questo personaggio Novecento nato in una nave e mai sceso, fino a che la nave, vabbè, non voglio spoilerarvi se non conoscete la storia, però insomma questo che non scendeva mai dalla nave era molto simile ai miei attori del lavoro, e rimango folgorato da questo film, e quindi mi si ficca dentro il cervello una sorta di verme dicendo, caspita, è proprio la stessa cosa che stai facendo tu, ed è però rimasta lì.
Poi poco dopo succede un'altra cosa importante, che io andando spesso a Milano da Bologna a vedere i libri fotografici, perché a Bologna non ce n'erano tantissimi, invece a Milano c'erano tantissime librerie, tra cui la Epli, che era piena zeppa, cioè un piano enorme, tutto pieno di libri fotografici. Io entravo la mattina alle 9 e uscivo la sera alle 9 senza rendermi conto del tempo che era passato. E a un certo punto mi vedo il libro di Giuseppe Tornatore, fotografo. Quindi vado a scandagliare, era un libro fatto in bianco e nero, anzi erano due libri, uno tutto di ritratti e l'altro tutto di luoghi in Russia, perché lui nasce come fotografo e poi diventa cineasta, direttore, insomma, regista. E quindi le mie sinapsi si connettono e dicono: caspita, questo ha fatto un film che assomiglia al tuo lavoro. E anche fotografo lo devi incontrare. Per cui sono tornato a casa e ho iniziato a cercare di capire come incontrarlo. Ho alzato il telefono alla Medusa, sempre con la mia faccia da sedere, e, che ci tengo a dire, mi è nata dopo, cioè quando ho iniziato a fare la fotografia mi è nata e non ero così. Adesso non lo sono molto, però diciamo, la fotografia mi ha aiutato notevolmente. E ho chiamato l'ufficio stampa di Medusa dicendo che ero un giornalista di Pescara, che era uscito il film e che volevo intervistare il regista se mi davano un contatto con la segretaria. Mi hanno dato il contatto e io poi la devo chiamare, appunto. Per cui ho fatto il segno della croce, inizio a chiamare, non sapevo cosa dirgli, inizio a dire due cose, di qua sono un fotografo, vorrei incontrare il maestro di qua e di là. E lei mi dice: forse gli ho fatto pena, perché era un ragazzino ancora. No, è probabile, cioè è nata una bellissima amicizia poi con la signora che poi è andata in pensione, ma è stata la segretaria di Cristaldi, cioè parliamo di voglio dire. E lei mi ha detto: guarda, io una cosa ti prometto, che se tu mi mandi un fax con il tuo progetto, io glielo faccio leggere, te lo prometto, poi però se ti chiamo non ti chiamo. E dopo una settimana mi ha chiamato, che voleva incontrarmi, per cui io non sapevo manco come. Sono andato a Roma con tutte quante, avevo le fotografie stampate e tutto di questo lavoro qui, e volevo farci un libro, io volevo chiedergli se mi faceva la prefazione. E intanto è stato di una serietà incredibile, perché io pensavo mi desse 5 minuti, invece sono stato un'ora e mezza a parlare con lui, mi ha chiesto tutto, mi ha chiesto che cosa stavo facendo, perché avevo scelto scienze politiche, che cosa avrei voluto fare da grande, se stavo lavorando ad altre cose, mentre parlava guardava le fotografie con interesse, cioè una persona seria, cioè non uno che sta lì ed è il premio Oscar che guarda un ragazzino e gli dà 5 minuti, veramente una persona seria. E mentre guardava le foto io ho capito che gli piacevano, per cui alla fine ho cacciato l'asso dicendo: maestro, guardi, vorrei che mi scrivesse la prefazione perché sto in procinto di pubblicare un libro. E quello dopo una settimana ha dato la prefazione e io ho trovato la casa editrice ed è uscito sto libro che si chiama In terra nel mare. E quello fu la prima percezione reale che io avrei fatto questo mestiere. E ancora non ci guadagniamo un euro, Cioè nel senso che prima di iniziare a guadagnarci da questo lavoro e farlo diventare il mio lavoro è passato tanto tempo ancora. Quello però è stato il primo libro, era il secondo perché la Cambogia già era uscita una piccola pubblicazione, però quella è stata la prima percezione che avrei fatto questo mestiere. E quindi questo è una delle tante foto, l'ho fatta vedere. Dopo questa situazione qua, chiaramente ho chiesto a Giuseppe di poter lavorare su film, cioè in realtà gli ho chiesto di fargli dei ritratti, ero stato a casa di Morricone a fargli dei ritratti al maestro che ci ha lasciato poco tempo fa, e poi avevo fotografato anche Giuseppe in alcune situazioni e gli ho chiesto banalmente di poter partecipare al suo film, e lui mi rilanciò una proposta molto interessante: siccome le fotografie di scena già ce l'abbiamo eccetera, perché non viene a fare un backstage di tutto quanto il film? Questo era Baria ed era un colossal enorme, e addirittura avevano costruito un set in Tunisia e io sono andato proprio addirittura a fotografare la prima pietra del set in Tunisia, addirittura ho fotografato Morricone mentre gli suona la colonna sonora a casa sua con il pianoforte, ho fotografato il
casting, quindi prima che scegliesse gli attori che poi ha scelto, anche altri che poi non ha scelto, quindi ho fotografato tutto il dietro le quinte di questo film, è durato 2 anni, io andavo e tornavo, avevo i miei tempi, chiaramente non avevo i tempi della produzione perché era una cosa mia, e però ho avuto l'opportunità di lavorare assieme a lui e di capire che cosa c'è dietro un cinema così alto. E questa fotografia sono molto molto legato perché da bambino io, per tutta una serie di motivi che non vi sto a raccontare perché sennò stiamo fino a domani, però mi avevano messo in punizione, i miei genitori mi avevano messo in punizione in una camera che non era mia perché stavamo in montagna e c'era sto poster del Quarto Stato e io, siccome dovevo stare fermo in camera per molto tempo, io me lo guardavo sto poster del Quarto Stato e mi ero innamorato, ho iniziato a far parlare i personaggi e iniziavo, una volta ero uno, una volta ero un altro e poi mi immaginavo le storie perché lo fissavo per ore perché dovevo stare in punizione, quindi in qualche modo come dire, ho iniziato a familiarizzare. Questo Quarto Stato mi si è ficcato dentro la testa, per cui è diventato un'ossessione. E voi pensate che l'ho visto un mese fa, prima del Covid, la prima volta in vita mia lì a Milano al Museo del Novecento, perché c'era questa cosa che non lo volevo vedere in fondo perché temevo di perdermi, di avere una delusione, invece è straordinario. E quindi io, vedendo tutti questi figuranti del set, c'erano 30.000 figuranti, 30.000 figuranti significa che quando andavano a mangiare il panino c'erano queste file di uomini e donne infinite che soltanto per un panino ci mettevano 3 ore, 4 ore, cioè una cosa devastante, mai vista tanta gente che era figurante in un film. E quindi dentro la mia testa c'era proprio questa cosa del Quarto Stato, perché poi erano vestiti come una volta, eccetera, eccetera. Per cui mi sono trovato in un momento questa scena e ho chiesto a Giuseppe di venire proprio lì un secondo, che volevo lavorare, dovevo fare un ritratto per Vanity Fair e mi era venuto in mente di fare questa cosa. Poi gliel'ho stampata e lui se l'è messa nel suo studio. È una fotografia alla quale sono molto molto legato. E poi, prima di far vedere dei lavori, perché sto... Il 2011 fu l'ultima, diciamo, cesura a livello di scalino, perché furono i 25 anni della catastrofe di Chernobyl e non vi so manco dire perché, però mi ero fissato che volevo andare a Chernobyl, ma da bambino, perché c'era stata questa cosa nell'86, avevo 12 anni e quindi mia madre aveva messo molta ansia della pioggia che era radioattiva e quindi mi sono ritrovato a giocare all'esterno a calcio, a pallone con dei miei amici, a un certo punto inizia a piovere, io ricordo questa corsa come un pazzo, non ho salutato nessuno, sono tornato a casa correndo come un pazzo perché per me io potevo morire da lì a poco, perché chiaramente non avevo capito che significasse radioattiva, ma avevo capito che era una cosa pericolosa. E non lo so se per quel motivo, comunque quel fotogramma nella mia vita si è fissato, e da lì a poco, diciamo, insomma, qualche anno dopo, ho deciso di andare a vedere con i miei occhi che cosa ci fosse dopo tutto questo tempo a Chernobyl. E avevo letto di traffico illegale di metallo radioattivo dalla zona rossa all'esterno, per cui avevo contattato tecnica di siamo fixer, cioè dei tizi che ti portano, che conoscono molto bene la situazione, ti portano dentro, eccetera. E quindi ho iniziato a seguire questi ragazzi che per pochi dollari entrano illegalmente nella zona rossa e rubano tutto quello che si può rubare, tendenzialmente il metallo, per poi rivenderlo non decontaminato a delle aziende che poi li mandano in Cina e così via. C'è tutto un traffico pazzesco di metallo radioattivo. E questo lavoro fu pubblicato dal New York Times, fu la prima pubblicazione molto grossa della mia vita, sul cartaceo addirittura, e da allora ho iniziato a collaborare con tutte le riviste internazionali. E sono molto legato a questa immagine particolarmente perché rappresenta un po', diciamo, il passaggio alla consapevolezza che stavo facendo il fotoreporter. Da allora in poi, lo stesso 2011, fu, dopo magari ne parliamo, però diciamo che alla fine dei conti, da allora in poi fino ad oggi, che sono quasi 10 anni dopo, ho tanti interessi a livello fotografico, ma in realtà due tematiche mi sono proprio
sicuramente i ritratti che ho iniziato a fotografare in varie situazioni, prima all'interno dell'Italia, dell'immigrazione dall'Africa, sono stato in Grecia quando Alba Dorata era il terzo partito, Alba Dorata all'estrema destra era il terzo partito di governo e sapevo che arrivavano a minacciare, non solo a minacciare ma anche a tagliare con i coltellini i volti dei migranti per strada, e quindi era una cosa che mi interessava molto andare a verificare. E poi ho seguito tutta quanta la rotta balcanica del 2015-2016 dei siriani, diciamo, che era il gruppo più importante, ma anche gli iracheni e dall'Afghanistan, diciamo. Quindi diciamo tutta quanta la rotta balcanica che da Lesbo, perché dalla Turchia arrivavano in Grecia, arrivavano poi in Germania, e io l'ho seguita per quasi 2 anni. E quindi adesso vi faccio vedere uno slide di fotografie. Ci tengo a dire una cosa perché è un po' la motivazione per cui poi sono anche qui a parlare. Succede sempre quando c'è un evento catastrofico come il Covid o come una manifestazione o come una guerra o come un passaggio epocale di persone da un posto all'altro, quindi una migrazione, una crisi dei rifugiati e così via, che arrivano i reporter, i giornalisti, spesso ci sono più giornalisti che migranti. Mi sono trovato veramente in imbarazzo quando insieme a 8.000 migranti ci saranno stati forse 1.000 giornalisti, poi si mettono davanti, si mettono dietro, arrivano i fotografi, rompono le scatole, tu rompi le scatole a loro, insomma c'è una situazione di... Mi viene da pensare allo zoo sempre, io faccio sempre questo esempio perché è come se noi stiamo dall'altra parte, loro stanno dalla parte dietro le sbarre e noi arriviamo e li guardiamo e li fotografiamo, eccetera. E quindi mi sono trovato a partire per la Croazia, perché avevano appena chiuso l'Ungheria, quasi senza motivo, cioè in realtà il motivo c'era, però non avevo motivo economico perché nessuno mi aveva assegnato e non partivo per nessuno, partivo per me e basta, per la curiosità di vedere e anche di raccontare con i miei figli che avrebbero studiato di lì a poco, studieranno questa migrazione epocale. E quindi ho preso la mia macchinina e sono andato in Croazia e mi sono trovato appunto 8.000-10.000 migranti buttati per terra nella stazione di Tovarnik. Che cosa ho fatto? Ho iniziato a scattare, come tutti, poggi la macchina, cacci la macchina fotografica e inizi a scattare. Il problema è un problema etico, cioè non hai relazione con queste persone perché esiste una cosa, un processo che si chiama evento, tu lo assisti, cioè lo guardi e scatti, non ti chiedi tante cose, arrivi perché non sei giornalista, perché in fondo sei un fotografo, perché in fondo le foto sono belle esteticamente e quindi mi sono trovato a scattare e poi è successo che dopo 2 giorni questi qua se ne sono andati tutti, perché sono arrivati i treni speciali e questi sono andati in Austria e ne aspettavamo altri, ma chissà quando ci mettevano, 2 giorni, 1 giorno, 6 ore, non lo so, quindi rimanevo lì da solo, dico, ma che faccio? E quindi ho iniziato a guardare le fotografie che ho fatto e le ho buttate tutte. Allora, perché quando ho guardato queste foto assolutamente banali, senza senso, soltanto in maniera buona. Come visto non le uso, le hai proprio cancellate. Le ho proprio cancellate. È andato coraggioso forte. Sì. Guarda, le ho scaricate e poi selezionandole ho cancellate forse l'80%, proprio cancellate io, perché erano foto di una banalità che dico, ma è possibile così idiote queste fotografie. Poi ho preso la macchina e non aspettando gli altri migranti sono sceso in Grecia e poi ho preso il volo e sono andato a Lesbo, ho detto vado alla radice e poi semmai torno indietro. E a Lesbo mi sono trovato agli sbarchi e lì succede una cosa strana perché è molto sottile la linea che il cinismo dalla volontà di denunciare. Io penso di poter parlare, tu non sei proprio un reporter, però penso che in ogni fotografo in fondo c'è un ego spropositato che cerca in qualche modo di uscire fuori, a volte sta fermo, a volte esce fuori,
però in quel momento lì io mi chiedo sempre, tutte le volte, continuo a chiedermelo anche al Covid, ho fatto un lavoro sul Covid adesso dentro gli ospedali, io tutte le volte mi chiedo, ma io sto qui perché aspetto che accada una catastrofe e io sono l'unico a fotografarla, oppure sto qui perché mi interessa denunciare una situazione a prescindere se questa fotografia uscirà o non uscirà pubblica? E me lo chiedo tutte le volte e mi sono sempre risposto che la seconda risposta era quella che mi convinceva, sempre. Però io continuo a chiedermelo perché c'è una parte di me all'interno che è una prostituta e io lo so e quindi mi fermo. E in quella situazione lì mi chiedo, ma io sto facendo qualcosa per loro o sto aspettando che qualcuno muoia in acqua e io sto lì a fotografarlo? E mentre mi chiedevo questa cosa, è scesa una ragazzina da un gommone e io ho iniziato a inquadrarla perché era molto interessante, aveva i capelli bagnati, pioveva, aveva freddo, piangeva in maniera silenziosa e non aveva la camicia, non aveva una maglietta, aveva molto freddo e non mi sembrava avesse gente attorno, di famiglia, quasi che fosse sola, c'era altra gente nel comune, però è come se fosse sola. Per cui io ho visto lei, mi ha colpito e l'ho inquadrata. Quando l'ho inquadrata bene, dentro all'oculare, ho riconosciuto Sofia, mia figlia, uguale, identica, e mi sono fermato, non ce l'ho fatta. Tra parentesi, mi sono così fermato che mi è caduta la macchina e ho iniziato a piangere come un deficiente. Non mi è mai successo e ne ho viste di cose, perché ho visto anche un bambino saltare sulle mine, ma non mia figlia. Nel momento in cui non ho scattato, poi lei è scesa, gli ho dato la mia maglia, eccetera, io ho avuto un breakdown di 20 minuti in cui non sono più riuscito a fare una caspita di fotografie e lì stava succedendo l'ira di Dio, scendevano la gente, i fotografi, l'ira di Dio, sono rimasto lì fermo a guardare la scena come un deficiente. E intanto piangevo. Da allora in poi il mio lavoro è partito, perché gli ho dato il nome. Gli ho dato un nome, in quel caso gli ho dato Sofia, però poi si chiamava Kamal, si chiamava con i loro nomi. Quindi li ho conosciuti, gli ho dato un nome, non erano i migranti, gli 8.000 migranti che vengono, no, avevamo dei nomi. E ci poteva stare mia figlia lì. Adesso vi faccio vedere il lavoro. Questo lavoro vi faccio vedere, è un mix. Io non uso mai, per chi mi conosce lo sa, mischiare foto in bianco e nero e colore, mai, cioè un lavoro in bianco e nero o è a colori. Qui ne troverete mischiate perché sono vari lavori, siccome la tematica è migranti, quindi sono vari lavori sui migranti. Il lavoro centrale, grosso, in bianco e nero è One Way Only, questo di cui vi ho parlato. Rimani un po'. Così ti vai a vedere il mio sito. voglio far vedere prima di passare a Terramana, che è l'ultimo. Quanto ci abbiamo ancora? Ci abbiamo ancora 33 minuti. Ok. Velocemente volevo passare a un lavoro un po' meno, perché siccome poi Terramana chiudiamo in bellezza ma in bruttezza, nel senso si parla della terra dei fuochi. E si parla del lavoro in fondo che mi assomiglia di più e che è durato più a lungo, perché è durato 5 anni, quasi 5 anni.
Però questo vi faccio vedere è un esempio di, mi viene da dire quasi di imprenditoria, non a chilometro zero perché è in Uganda, però è con poco costo, diciamo, nel senso che ero stato chiamato da un'ONG, italiana, ecco, dal Corriere della Sera a fare un lavoro sui campi profughi al confine col Sud Sudan per una settimana, e sinceramente andare dall'altra parte del mondo per una settimana mi sembrava un po', anche perché lasciare tre figli e una moglie per una settimana soltanto, che devo fare il bacino di qua, anticolera, per una settimana, dico almeno ci sto 10 giorni, 15 giorni, non so, faccio qualcosa di più, devo fare 4-5 ritratti a una scolaresca del confine di questo campo profughi, per cui dico vabbè, cerco un'altra storia, e quindi chiedo all'ONG di pagarmi il volo, non di rientro con loro, ma di lasciarmi una settimana in più a mie spese, ma il volo tornavo quando dicevo io. Per cui acconsentono, e io trovo una storia che diventa una storia straordinaria, fortissima. L'ho venduta a questo mondo e quell'altro. L'ultima oggi mi chiama un'altra rivista italiana che per la quarta volta in Italia mi richiedono di pubblicare questa storia. E quindi ho, diciamo, una settimana di lavoro mi ha fruttato tanto spazio nelle varie riviste internazionali. Trovo questa storia meravigliosa di uno slam. Lo slam è una baraccopoli ugandese a Kampala, che è la capitale, dove c'è un pazzo dentro questo slam che è il regista, cioè si è comprato una telecamerina anteguerra di tanti anni fa e c'ha un computer molto molto vecchio con un programma di montaggio e con un programma di effetti speciali molto kitsch, e fa film di guerra, ma di guerra, di una guerra che fa ridere, perché chiaramente fanno tutte quante le pistole, i mitra eccetera, tutte col ferro vecchio, che c'è un tizio che le salta e le rifà diventare dei mitra o cose del genere, e poi fanno kung fu, pugilato, sangue finto, ed è una cosa, e però collabora tutto lo slam. Voi immaginate, lo slam è la porcheria più porcheria del mondo, cioè la baraccopoli brasiliana è la stessa stregua, cioè ci sono i topi, zanzare, ogni tanto i maialini che passano, tutto sporco, dormono per terra, non c'è biletti, cioè veramente il terzo mondo, ma un terzo mondo con un sogno. Cioè questo ha regalato un sogno al suo quartiere ed è diventato così famoso, perché poi ci sono state delle storie, adesso non li voglio, però diciamo che ha conosciuto un produttore americano che gli ha fatto fare un crowdfunding, poi vi spiegherò, se sapete cos'è il crowdfunding non ve lo spiego, però dopo ne parleremo in terra mala, e quindi gli ha fatto guadagnare una barca di soldi per pubblicare i suoi film. In realtà lui produce il film praticamente a costo zero, gli costa $200. Cioè lui scrive la storia, prende i personaggi, li paga a volte non li paga, poi monta tutto quanto e esce il film, $200. Poi esce il DVD, anzi il CD, e lo va vendendo a door to door, casa per casa, a $1. La prima volta che lo ha fatto ha guadagnato $700, lui. Quindi oltre ad essere un pazzo, un genio, un imprenditore. E da allora in poi, a parte questo computer americano che gli ha fatto pubblicare questo film e ha avuto un successo enorme, grazie a lui l'Uganda è il secondo paese africano dopo la Nigeria ad avere una produzione di film molto importante, molto molto importante. Ci sono 300 case produttrici di film dopo che è uscito lui. E quindi la storia mi sembrava straordinaria, al di là della pazzia, della follia sua, mi sembrava straordinaria. Quindi mi sono andato a dormire a casa sua, mi sono ficcato a casa sua e sono stato con lui 10 giorni come una cozza attaccata allo scoglio, e ho visto la sua vita. Lui si chiama Isaac Nabuana ed ha una storia molto interessante da raccontare.
solita storia africana di tragedie o bambini del Biafra, insomma, quindi mi sembra giusto parlare anche di queste cose. E chiudo la serata con il lavoro più importante. Dopo il lavoro più importante è sempre il prossimo. È prossimo, sì. Sì, sì. Infatti devo dire che la verità è molto vero quello che dice Lorenzo. Continuo a parlare di questo lavoro per una questione etica, non perché io già non faccio fatica a rivedere le mie foto, quindi è uscito questo libro che si chiama Terra Mala e tutte le volte che l'ho pubblicato, quello che insomma lo porto in giro, mi fa quasi. Non era preventivato l'angolo pubblicitario. Faccio fatica a rivederlo perché sto pensando al prossimo lavoro, questo da sempre. Però è una questione etica e quindi lo faccio con tutto il cuore. Dopo Chernobyl ho iniziato a prendere questa posizione dell'inquinamento ambientale e della malattia dell'inquinamento. Sono stato a Taranto a fare un lavoro sull'Ilva di Taranto, uscito in un giornale italiano e poi iniziato così a interessarmi della terra dei fuochi. Ho diversi amici che mi dicevano: Stefano, insomma, hai pubblicato il lavoro su Chernobyl, perché non vieni qua in un'altra Chernobyl, vieni a vedere e renderti conto. Cioè, per cui sono andato un paio di volte, però non ho visto granché, perché al di là della spazzatura, che è una problematica, mo stavo in Sicilia la scorsa settimana a fare un altro lavoro, anche lì è una problematica molto importante. A Roma, insomma, la spazzatura è un po' un problema dappertutto, ma non era tanto la spazzatura il problema quanto quello che non si vede, e io non lo vedo, e siccome non lo vedo non lo posso fotografare, cioè quello che sta sottoterra, che per 30 anni sono stato sversato illegalmente da aziende corrotte, colluse con la camorra, che ha permesso di interrare appunto tutta questa porcheria, rifiuti speciali e speciali pericolosi, e la gente poi in 30 anni ha iniziato a morire di cancro. Io lo sapevo, però da fotografo lo devo vedere, per cui sono andato un paio di volte, ma al di là di qualche discarica abusiva o cose del genere non mi aveva colpito granché, per cui era rimasta questa cosa lì un po'. E poi capita di incontrare questo santo, perché è un santo, si chiama Don Patriciello, Maurizio Patriciello, un prete che ha perso due fratelli di cancro ed ha avuto quattro minacce dalla camorra, ed è veramente un caterpillar, lotta con un pazzo, ed è il prete di un quartiere fra i più malfamati dopo Scampia, diciamo il più malfamato, si chiama Parco Verde di Caivano, e quindi ha contatto con la situazione degradata e delinquenziale tutti i giorni, in più è diventato il portavoce di questa terra dei fuochi, e viene a fare una conferenza in Abruzzo e io lo vado a sentire e rimango innamorato pazzamente. Quindi quando tutti se ne vanno io vado da lui e gli dico: guardi padre, io sono un fotografo, vorrei fare un lavoro sulla terra dei fuochi, ma sono andato un paio di volte, non ho visto granché, non ho capito la chiave di lettura da fotografo, come raccontare questa situazione. E lui è stato serissimo, anche un po' distante, distaccato, devo dire, poi siamo diventati amici. Mi ha preso un fogliettino, mi ha scritto un numero, ha detto: chiama questo numero. Ma chi è? Dice: tu chiama questo numero, si chiama Marzia. Chiama questo numero e poi capisci che chiave di lettura poter dare al tuo lavoro. E adesso ve la presento, Marzia.
mamma di Antonio, 9 anni e mezzo per sempre. Antonio si è ammalato nel 2012 per un glioblastoma multiforme. Io vivevo a Casalnuovo di Napoli, che è uno dei comuni di Terra dei Fuochi. Non conoscevo affatto quello che era successo nei territori per anni addietro, che continuava con gli sversamenti tossici che arrivavano da tutta Italia e anche dai paesi dell'estero. Arrivo al Gaslini di Genova, dove una biopsia rileva che Antonio è affetto da questa patologia cerebrale che è riconducibile a fattori ambientali. Io sono Anna, sono la mamma di Riccardo. Riccardo è un bambino che è venuto a mancare a 22 mesi per una malattia oncologica, purtroppo presa a 6 mesi. 6 mesi significa che il bambino era tra le mie braccia, io lo allattavo, era veramente appena quasi nato e gioivamo insieme, insomma, di questa nuova nascita in famiglia. Quando poi ci accorgiamo che, insomma, il bimbo non sta bene, ci arriva questa diagnosi, insomma, che cade sulle nostre vite come un martello, di un male, insomma, oncologico chiamato leucemia infantile. Riccardo era un bellissimo bambino, dagli occhi azzurri e dai capelli biondi. Oggi purtroppo non c'è più. La camorra è stata, nel caso di specie, un prestatore di servizi. C'è stato una piccolissima, ristrettissima fetta di imprenditoria delinquente che ha deciso di smaltire illegalmente i propri rifiuti. Stiamo quindi parlando di rifiuti speciali o speciali pericolosi, mai di rifiuti domestici. Non sapeva come smaltirli e ha chiesto alla camorra. Da quando abbiamo iniziato questi tipi di indagini, stiamo parlando della fine del 2012, noi abbiamo notato un crescendo negli anni di denunce al nostro numero verde di emergenza ambientale del Corpo Forestale dello Stato, il 1515, che è incrementato del 1000% di denunce non anonime, cioè con nome e cognome. Cioè la gente si è stufata e ha incominciato a dire: io ci metto la faccia. Del libro, non perché io sia autoreferenziale, lungi da me, ma perché vi devo raccontare una storia per questo motivo, e adesso ve la racconto. E, fondamentalmente, dopo aver conosciuto Patriciello, aver conosciuto Marzia, mi sono reso conto di una marea di mamme e papà che hanno perso i figli di cancro in una zona fra Caserta e Napoli, una marea e altri malati. E però, come diceva il generale Sergio Costa, attuale ministro dell'ambiente, molta gente ha iniziato a metterci la faccia e quindi a creare una rete molto potente, che mi ha colpito, perché una resilienza così io non ve la so raccontare. E quindi negli anni, piano piano, conosco uno, conosco l'altro. Avete visto una fotografia di una donna di una certa età che aveva un quadernino con dei nomi, e questa signora si è ammalata di cancro a 60 e passa anni e si è resa conto, quando si è ammalata, che nella sua strada di Terzigno, che è un paesino dove Vesuviano, c'erano 14-15 persone malate di cancro soltanto nella sua strada, ma se ne è accorta dopo, quando si è ammalata anche lei, perché succede sempre così, e quindi ha iniziato a bussare porta a porta e ha iniziato a scrivere: questo è malato di cancro, questo ha perso, quindi
inizia a scrivere i morti e i vivi, malati, nella sua strada, e poi è andata alla strada successiva, e poi la strada successiva, e poi la strada successiva. In due anni questo quadrino è diventato il registro d'umori che non c'era a Terzigno. E così ho iniziato a raccontare storie di gente civile che ci mette la faccia ma che ci crede, e, come Don Patriciello che mi ha portato in varie zone stuprate dalla follia umana. E quindi piano piano mi sono reso conto che devo fare un libro durante una mia mostra. Vengo invitato a un festival di fotografia a Orbetello, avevo già iniziato da un po' questo lavoro, quindi non era finito, era una buona parte, però mi invitano a fare questa mostra e per parlare della Terra dei Fuochi invitiamo questo oncologo, primario dello Sbarro Institute di Filadelfia, napoletano, che tornava in Italia, a Napoli appunto, e lo intercettiamo e gli diciamo: guarda, siccome faccio questa mostra non è che viene a parlare della Terra dei Fuochi, perché mi interessava molto, e viene ad Orbetello. L'unico problema è che un po' come è successo oggi, uno si aspettava diversa gente, poi invece siete tanti, però diciamo lì era un pomeriggio d'estate, alle 6 di pomeriggio magari non c'era tantissima gente, quindi c'erano 30 di persone, e io quasi ad andarmi a scusare con questo primario, che immagino fosse abituato ad altre platee, mi dico: guardi professore, mi dispiace, forse c'era poca gente. Lui serissimo, e io lì ho capito proprio la serietà della persona, che lo fa per, non per soldi o per, ma lo fa perché ci crede, e mi dice, mi risponde con una domanda: quanta gente c'era? E io rispondo: al massimo una 30 di persone. E lui dice: non ho visto, ma almeno 30 persone in più che ora sanno com'è la situazione della Terra dei Fuochi. E a me questa risposta mi ha gelato, perché ho capito che la mostra finiva da lì a poco e non ne restava traccia. Invece una persona che viene dall'America, primario, oncologo, che dice almeno 30 persone in più sanno com'è la storia, dico: caspita, ho un'opportunità che ci siano altre 30 persone in più che sappiano come la storia, se io pubblico un libro e inizio a girare l'Italia, e l'ho fatto. E ho girato veramente l'Italia, da Lecce a Bolzano sono stato, è uscito nel 2018, e ho girato veramente tante, tante situazioni per parlare di questa Terra dei Fuochi. E chiudo raccontando questa storia e poi leggendo un pezzo di un libro. Perché vi racconto questa storia del crowdfunding? Il crowdfunding, immagino, non so se sapete cos'è, però è come se io ho un'idea e vi dico: mi piace l'idea, sì, ci piace tantissimo, ok, siccome non ci sono soldi per pubblicare questa idea, mi aiutate, ognuno di voi mettemi un euro e io arrivo a 60 euro alla fine, già ho 60 euro. Ed è una cosa molto democratica, se vogliamo, questo crowdfunding. Il problema è che ci sono delle piattaforme che ti danno un timing, cioè fai che pubblichi una tua idea, la devi pubblicare in maniera appealing, devi essere accattivante, devi fare un video accattivante, eccetera, e devi chiedere appunto con i tuoi contatti, con i social e quant'altro, che la gente ti finanzi la tua idea. Io volevo pubblicare questo libro e per arrivare al break even, cioè al non spendo niente come casa editrice e poi però una volta che ti riesco a pubblicare tot di copie, poi le altre te le pubblico io e te le produco e te le mando in giro per il mondo, questo break even era 400 copie, che sono tantissime, e i libri costano veramente tanti soldi, tantissimi. La maggior parte delle case editrici ti chiede lo sponsor, che di solito il fotografo, alcune te lo trovano, però la maggior parte te lo devi trovare anche tu, lo sponsor, che di solito deve cacciare 40.000 euro, così. Una volta che c'hai 40.000 euro, tu pubblichi. Questa è una casa editrice un po' particolare, perché lavora con crowdfunding, cioè dice: invece di darmelo tu lo sponsor, lo chiediamo alla gente se ritiene buono il progetto. Appena noi arriviamo alle spese pagate, noi poi ti produciamo il libro con, invece di 400 copie te ne facciamo 2.000, 1.500, quello che è, e le mandiamo in giro per le librerie e quant'altro. Il problema è che hai due mesi di tempo, cioè un timing. Se in questi due mesi non arrivi alle 400 copie, cioè al goal che ti prefiggi, tutti quelli che hanno dato i soldi online li riprendono indietro, però il progetto non si finanzia.
E quindi succedono due cose. Uno è che alla gente che hai fotografato e che hai promesso in qualche modo che venga pubblica, cioè che esca un libro eccetera, tu li hai traditi. E due, che è ancora peggio, pensi in fondo al cuore che il tuo progetto non valga e che in fondo non sei tutto sto fotografo. Cioè l'autogol per me di un crowdfunding è devastante, tanto devastante che io non l'ho fatto mai, cioè avevo una paura fottuta a farlo, perché ho diversi contatti, ho tantissime persone. Io lui l'ho conosciuto grazie a questo crowdfunding, cioè, l'ho conosciuto personalmente, lo conoscevo prima, dicevo, però l'ho conosciuto perché lui ha visto il lavoro, gli è piaciuto e me l'ha finanziato. Io sono rimasto senza parole perché è un nome che io inseguo da tanti anni. Però questa cosa, se non andava in porto, io pensavo che non valeva questo lavoro. E quindi ho iniziato a traccheggiare, no, vabbè, la faccio una volta a settimana, la mia agenda dice no, devo farlo su, insomma, vabbè, ve la faccio breve, pubblico sto video. E dico, vabbè, Dio me la mandi buona, per due mesi ho cambiato lavoro, non ho fatto più fotografo, ho iniziato a fare il comunicatore, quindi mandi mail, mandi social, Instagram e quant'altro. Io oltretutto li odio i social, quindi sono un po' refrattario. Dopo due giorni mi arriva una mail su Facebook di un tizio che non conoscevo, tale Maurizio Imparato, lo nomino perché è una persona brava, che mi dice, Stefano, visto il tuo progetto, è bellissimo, io lo finanzierò, ma non arriverai al gol. Se ti interessa il motivo, chiamami, questo è il mio numero. Io dico, oh, questo che vuole da me. Per cui sono rimasto un po' così, traccheggiando, due giorni, poi ho detto, beh, mo lo chiamo, e vedo che vuole, intanto googolate il suo nome, ho visto che era uno che faceva crowdfunding, allora mi ero già predisposto alla risposta, dicendo, guarda che non lo posso fare con te, insomma, vabbè, lo chiamo. E lui dice, guarda, non arriverai al gol per due motivi. Uno, perché non ci sei tu. Che senso non ci sei tu, non me lo racconti tu, mi hai fatto un video in cui hai fatto vedere delle fotografie, non è quello che avete visto, era un altro, con delle cifre di malati di cancro, di più nella zona, eccetera, eccetera, quindi con dei numeri e delle foto, e poi dicevo pubblico, aiutatemi a pubblicare queste cose. Dice, ma non ci sei tu che lo racconti, chi più di te, io ti voglio vedere in faccia il tuo prodotto. Se tu mi convinci, io te lo pago, se no io leggo una cosa, sti cavoli. E poi dice proprio, manca il gol è non andare contro la camorra, contro la mafia, contro la terra dei fuochi. Ce l'hai un eroe dentro questo tuo lavoro? Gli ho detto, guarda, io sto pieno di eroi, perché sono tutti eroi. Allora parlami di quegli eroi lì, non andare contro, perché le cose contro non funzionano. Poi mi ha detto, cioè, il concetto del crowdfunding, cioè mi ha spiegato che cos'è il crowdfunding. Il concetto del crowdfunding è un bambino che, io lo ripeto sempre perché mi ha sconvolto, è di una banalità e di una bellezza allo stesso modo disarmante. È un bambino che gli si buca il pallone, che gioca il pallone nella parrocchietta e non c'ha i soldi per ricomprarlo. Allora bussa alla prima porta e dice, si affaccia una signora e dice, signora, mi si è bucato il pallone. E lei lo conosce e gli dice, ma sì, figurati, tieni 1.000 lire. Oppure bussa un'altra porta, la signora non lo conosce, ma gli fa tenerezza perché è un bambino, e gli dà 1.000 lire. Oppure lui bussa la terza porta e dice, signora, ce l'hai un bambino come me che c'è la mia età? Sì, ok, allora se tu mi dai 1.000 lire per aggiustare il pallone, puoi venire a giocare con me. Cioè io non andavo a chiedere i soldi per i miei interessi, andavo a chiedere il nome, cioè di metterci un nome, come ce l'ho messo io. Io ci ho messo il mio nome là dentro e la gente che lo ha finanziato, anche lui, ci ha messo il suo nome là, contro la camorra e a favore di quelle persone lì, ci ha messo il suo nome. E quindi io non mi sono sentito più uno che andava a chiedere soldi, io mi sono sentito uno che andava a dare un'opportunità di prendere posizione e mi ha convinto. E quindi ho cambiato tutto. Tutto, in due giorni ho cambiato tutto, proprio ho rivoluzionato il video e ho presentato il progetto in un'altra maniera. Poi è stato finanziato addirittura con 400%, per cui ha avuto un successo enorme e grazie a Dio è uscito questo libro che porto in giro. Per chiudere, ve l'ho raccontata perché questa persona l'ha fatto gratis, cioè mi ha raccontato questa cosa gratis, non ha voluto un euro, l'ho ringraziato
Anzi, non l'ho manco ringraziato, perché era già da di stampa, non l'ho manco ringraziato. Però lo ringrazio tutte le volte che faccio una presentazione. E chiudo leggendovi questa cosa di Don Patriciello, perché anche a lui devo qualcosa e quindi lo ringrazio in questo modo. Quando ho pubblicato il libro, lui ha scritto la prefazione, glielo sono andato a dare ovviamente, e lui mi ha dato il suo libro, che si chiama Madre Terra, Fratello Fuoco. E quindi c'è stato uno scambio di libri, ci siamo abbracciati e mi ha regalato questo libro. Questo libro è stato per tantissimo tempo fermo sul mio comodino, perché ho poco tempo, leggo tutte le sere, però alla quarta pagina mi addormento e quindi ho tantissimi libri che devo chiudere e concludere. E un giorno mio figlio, cascando in maniera scomposta in camera, mi fa cadere questo libro e si apre, cadendo si apre su una pagina, quindi lo vado a raccogliere e leggo questa pagina. A Carmine Schiavone. E quindi rimango incuriosito, perché se siete riusciti a leggere all'inizio del video, c'era Carmine Schiavone con il pentito di Camorra che diceva che entro 20 anni tutti sarebbero morti di fame. E quindi inizio a leggere questo Carmine Schiavone e poi lo vorrei leggere. È morto nello stesso giorno di Pasquale, in ventenne di Acerra, cintura nera di karate, dilaniato dal cancro. Carmine Schiavone, il boss del clan dei Casalesi, poi collaboratore di giustizia, se n'è andato con un carico immenso di colpe e di peccati. Credo che nessuno, tranne i suoi più stretti familiari, lo rimpiangerà. Di male Schiavone ne ha fatto tanto, troppo per troppo tempo. 2 anni fa, dopo aver ascoltato una sua intervista in televisione, gli scrissi una lettera. Carmine, fratello mio, stiamo soffrendo terribilmente. E con noi, ne sono certo, state soffrendo anche tu e la tua famiglia. Abbiamo ascoltato la tua intervista su Sky TG24 e siamo rimasti angosciati. Tante cose già le sapevamo, altre le abbiamo da sempre immaginate, ma sentirle direttamente dalla bocca di chi li ha vissute è tutt'altra cosa. È proprio vero che la vita è un'eterna lotta tra il bene e il male. È proprio vero che il Dio Mammona ammali, affascina e trascina verso gli abissi più gelidi, profondi e bui, tanti nostri fratelli in umanità. Ma è pur vero che la scintilla di luce, la coscienza che Dio ha messo in ognuno di noi, non si spegne mai. Tu, capo del clan dei Casalesi, tanti anni fa ti sei pentito, oggi affermi, se potessi tornare indietro non mi pentirei, sono pentito di essermi pentito e non lo farei più perché le istituzioni ci hanno abbandonato. Chi me lo ha fatto fare di vivere in questo mondo di cani rognosi? Perché è vero che noi abbiamo sparato, ma i ministri, i carabinieri, i magistrati, i poliziotti sono più responsabili di me. Hai ragione, preferisco essere derubato, imbrogliato, umiliato da un ladro di professione piuttosto che da un ladro travestito da politico, da industriale o da servitore dello Stato. Eppure non riesco a essere d'accordo con te quando affermi che la mafia non sarà mai distrutta perché ci sono troppi interessi, sia a livello economico sia a livello elettorale. No, mafia e mafiosi, camorra e camorristi possono essere e di fatto saranno distrutti. Il male non ha l'ultima parola, ci devi credere anche tu. Quei soldi, lo hai visto, bruciano più del fuoco. Il pane macchiato dal sangue degli innocenti della catastrofe ambientale stanno versando è indigesto. E pane che non sazia, pane avvelenato, pane velenoso. Fratello Carmine, fino ad oggi purtroppo i pentiti dell'inquinamento delle nostre terre li abbiamo solo tra i camorristi, è vero. È giunta l'ora che si facciano avanti tutti coloro che hanno avvelenato o permesso di avvelenare le nostre campagne. È giunta l'ora del coraggio e della verità. Aiutaci anche tu a svergognare questi loschi figuri nascosti dietro cravatta e computer. Non è giusto che il termine camorrista venga appiccicato solo a voi. Loro lo sono stati quanto e forse più di voi. Ma ti prego, esci dal generico. Dici chiaramente dove, in quale contrada, in quale terreno, in quale sito sono stati sversati i veleni che stanno portando a morte la nostra gente, i nostri giovani, i nostri figli. Non per noi, credo che per noi ormai sia già tardi. Lo facciamo per le future generazioni, per i nostri figli, per i figli dei loro figli, perché non abbiano a vergognarsi dei loro padri, perché non abbiano a maledirci. Ti benedico, fratello, e prometto che pregherò per te. Conclusi la missione inviandogli la mia benedizione, pochi giorni dopo mi fece sapere che era disposto a incontrarmi. Arrivammo all'appuntamento in 4, fu un incontro lungo e devastante dal quale uscimmo come frastornati. Schiavone ci raccontò cose assurde, quasi impossibili da credere. Ci raccontò che ai suoi tempi tutte, ma proprio tutte le amministrazioni locali del Casertano e del Napoletano e fino al Basso Lazio, sia di destra che di sinistra, erano agli ordini del clan dei Casalesi. In riferimento al disastro ambientale continuava a ripetere che l'unica cosa da fare era scappare via. Ero annichilito, arrabbiato, incredulo, mi feci coraggio e gli chiesi, Carmine,
Posso essere sincero e dirtevi ciò che penso. Ma che razza di camorristi siete stati se avete permesso a degli squalidi personaggi di avvelenare le vostre terre e i vostri stessi figli? Hai ragione, Don Maurizio, ma credimi se ti dico che nessuno di noi allora era in grado di capire la gravità dello scempio che stavamo permettendo. Quando l'ho capito mi sono messo contro tutti, per questo mi hanno fatto restare. Era un fiume in piena, parlavo per più di 4 ore, mi faceva male la testa, avevo voglia di scappare, mi sembrava di essere fuori dal mondo. Tenne la sua mano, quella stessa mano che aveva tante volte ucciso sul mio braccio per tutto il tempo. E mi faceva però anche pena questo vecchietto di capelli bianchi. Eppure l'uomo che mi stava davanti aveva ammazzato con le sue stesse mani almeno una 50ina di persone e aveva comandato di eliminarne almeno 500. Ce lo raccontò lui stesso, a sentirlo mi venivano i brividi, in cuor mio non smettevo di pregare. Mi ringraziò per averlo chiamato fratello Carmine, per averlo benedetto, mentre era sempre stato solo maledetto. Da quell'incontro mi telefonò diverse volte, era sempre lui a parlare, io lo ascoltavo intervenendo di rado. Mi teneva al telefono per lunghissimo tempo, parlando sempre solamente di Dio, di Papa Francesco, eccetera. È stato un vero pentimento il suo, o si è trattato solo di una strategia per evitare il peggio? Non saprei. So solo che il cuore dell'uomo è un mistero grande e insondabile. Chi mai potrà scendere negli anfratti dell'animo umano? Carmine Schiavone e i suoi complici hanno fatto tanto male alla nostra terra, alla nostra gente. Hanno fatto versare troppe lacrime, hanno spento la speranza in molta gente. Inveire contro di lui, però, adesso che è morto, maledire la sua persona è non solo inutile, ma dannoso. Non deve accadere. Al contrario, proprio guardando al male che ha fatto, deve sgorgare in noi il desiderio di impegnarci sempre solamente per il bene, sapendo che alla sera della vita ciò che conta è aver amato. Quando finisce un lavoro, no? Un lavoro come Terramana, quando finisce, è una storia che non finisce e quindi anche teoricamente anche questo lavoro non finisce. Ma poi naturalmente un lavoro deve essere, come dire, può anche diventare un'ossessione, no? A un certo punto poi bisogna, come dire, chiudere questo capitolo, no? E provare ad aprirne anche altri. Però io credo che in una serata come questa, dove tu ce l'hai raccontato in modo così mirabile, ce l'hai mostrato attraverso le tue immagini forti, con questo bianco e nero così grigio, così denso, così proprio pastoso, intenso, e con la voce naturalmente delle persone coinvolte. Io credo che ognuno di noi, tornando a casa, racconterà a qualcuno di casa di questa storia, della storia che Stefano Schirato ha raccontato. E quindi credo che questo lavoro non finisce. Finirà mai. Grazie a te, ma grazie a tutti noi che riusciamo a cambiare e a cambiarci guardando appunto un lavoro così, così potente, così forte. Quindi grazie. Grazie a te. Stefano Schirato.